Sono in atto i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Davide Acquaviva, per verificare se in questo momento per le strade del Vallo di Diano girino delle persone senza motivo, quindi senza autocertificazione. E durante questi controlli si registrano un arresto e 10 denunce. L'arresto è avvenuto a Sassano, in manette un 23enne del posto che stava passeggiando per le strade del paese e, dopo un controllo da parte dei militari dell'arma della locale stazione, guidata dal maresciallo Antonio Sirsi, si è rifiutato di mostrare l'autocertificazione, ha inveito contro i militari, li ha minacciati e poi li ha aggrediti per tentare la fuga. I carabinieri lo hanno bloccato ed è scattato l'arresto per resistenza, oltre alla denuncia per non aver ottemperato agli obblighi di restare a casa. 10 poi le denunce per controlli in tutto il territorio. Tra queste bisogna segnalare 3 denunciati perché giocavano a carte davanti a un bar chiuso, un altro ragazzo denunciato in quanto sull'autocertificazione aveva scritto che voleva andare a trovare la fidanzata a Padula, e una donna denunciata invece perché stava in giro per farsi fare un preventivo per acquistare un'auto. Ricordiamo ancora una volta che in questa fase per poter uscire bisogna avere delle motivazioni valide e munirsi di autocertificazione. I controlli dei carabinieri continueranno.